Sono circa 8 milioni le tonnellate di plastica che ogni anno finiscono in mare, di cui il 7% nel Mediterraneo. Un vero e proprio mare di plastica se si considera che il 75% dell'immondizia marina è composta da polietilene e oggetti di ogni genere. Materiali che nel tempo si degradano trasformandosi in microplastiche, piccolissime particelle nocive spesso ingerite dai pesci, che minano la salute dell'ecosistema e dell'uomo stesso. Un problema urgente che danneggia la fertilità, la crescita e la sopravvivenza della vita marina e a cui molti scienziati, ingegneri e aziende cercano di porre rimedio. Tra le soluzioni più innovative e interessanti c'è quella proposta da Suzuki, presentata al Salone Nautico di Genova lo scorso ottobre, che ha sviluppato il primo dispositivo al mondo per motori fuori bordo che consente di raccogliere la microplastica presente in acqua. Il sistema di ultima generazione, mentre è in funzione, aspira e rimette in mare tonnellate di acqua, filtrando e raccogliendo la microplastica con un proprio sistema di ricircolo. Un progetto virtuoso che rientra in una campagna ambientale per la pulizia di mari, fiumi e laghi, la Clean Up the World, promossa dall'azienda giapponese a partire dal 2010. Dalla riduzione degli imballaggi di plastica per la componentistica a sedi di lavoro eco-friendly per incentivare comportamenti virtuosi tra i dipendenti, il colosso di Hamamatsu è fedele all'impegno preso con l'ambiente e con il mare. Una delle tante strategie sulle quali diverse realtà, Europa in primis, stanno lavorando costantemente, con l'adozione di una politica green contro le plastiche che mira ad aumentare i tassi di riciclaggio di rifiuti nell'UE, l'eliminazione dei prodotti di plastica usa e getta, il divieto di aggiungere microplastiche nei prodotti cosmetici e nei detergenti entro il 2020.